I destini di un libro che esce in pieno lockdown con le librerie chiuse sono particolari. Il libro di Daniele Magrini è l'algoritmo Bellezza e Figi Editore, una ricerca inchiesta su disintermediazione giornalistica e democrazia al tempo dei social media, ha dovuto fare a meno delle presentazioni a causa del coronavirus, ma nel frattempo è stato oggetto di lezioni online alle Università di Firenze, Siena e Federico II di Napoli e adesso approda a una trasmissione televisiva in 8 puntate con lo stesso titolo. Andrà in onda su Toscana TV a partire da stasera alle 23:40. Una specie di hub per tante riflessioni sull'era digitale, a cominciare dal tema della tracciabilità dei nostri dati anche ai fini del contenimento del contagio. Tanti gli studiosi di media, tra professori e giornalisti, che parteciperanno. È la stampa Bellezza e tu non ci puoi fare niente, lo diceva Humphrey Bogart nel film Deadline, che è una scena citata nella copertina del libro. Però adesso è l'algoritmo Bellezza, perché le automazioni algoritmiche sono quelle che decidono la gerarchia delle notizie sui social media. I social media sono diventati il terreno su cui i cittadini si informano molto di più attraverso i social, Facebook in particolare, che non attraverso i giornali. Allora, quanto pesa la disintermediazione giornalistica? Quanto pesano i social media e la nascita di questa democrazia dell'ego, cioè l'egocrazia dei leader narcisi, in quel dialogo, dibattito democratico che i giornali nei decenni hanno contribuito a costruire formando l'opinione pubblica? Pesa molto. Il libro vuole approfondire questa dinamica e vedere come il dialogo democratico sia diventato molto più divisivo anche in relazione alle automazioni algoritmiche e al potere dei social media.